so che tutte le persone a bordo stanno bene e questo ci fa piacere, so che sono state mandate più di una nave con aiuti e con personale medico. È da molto che l'Italia chiede solidarietà e aiuto da tutta Europa rispetto a una situazione che sta gestendo in prima linea nel Mediterraneo. L'Italia è stato ed è un paese accogliente per tradizione, ma è chiaro che la situazione deve essere una situazione di solidarietà generale, e questo l'Italia lo chiede da molto tempo. E anche il fatto che la Spagna abbia accettato l'idea di una solidarietà nel Mediterraneo più collettiva, secondo me è un dato importante. Si pone una questione e questa questione deve essere affrontata dall'intera Europa. Io già vi ho detto che da questa mattina avevo seguito la situazione, il fatto che le navi italiane erano già andate ad assicurarsi con medici e medicinali che tutto fosse nelle condizioni giuste e in salute le persone che erano su questa nave, era un fatto importante. Che è molto importante il fatto che ci sia una solidarietà europea e una presa d'atto di una situazione che non può gestire l'Italia. Se l'Italia è in Europa, è chiaro che l'Italia diventa anche un confine dell'Europa, e questo confine va gestito insieme con responsabilità. Fermo restando che la linea è sempre la cooperazione, l'accoglienza e il dialogo per cercare di lavorare tutti insieme e dare a queste persone opportunità e al paese e all'Europa opportunità. Logarini ha fatto un post e poi l'ha cancellato. Ha fatto bene o dice che ha parlato con lei? Logarini ha parlato con me per telefono, ma no, riguardo il post. Mi ha chiamato e si dimostrava preoccupato, così come ha chiamato il ministro delle infrastrutture e cercava di comprendere un po' la situazione, ma del post non so niente. No.